tanti anni, davvero tanti. Ha accompagnato generazioni la sua voce. Ok? Ci parli un attimo di questo nuovo grande lavoro che sta facendo e sta presentando in giro per l'Italia. Il mio tour è estivo e quindi abbiamo cominciato a maggio, abbiamo lavorato tantissimo a giugno e abbiamo ripreso a metà luglio e adesso fino a ottobre ho questi concerti dove io mi trovo benissimo perché sono a contatto con il mio pubblico. Oltre che a divertirmi, è una bella soddisfazione perché ogni sera ricevo tante attenzioni di affetto e quindi mi danno la carica. Poi a settembre, dal 23 di settembre, comincerò con Fabio Fazio al tavolo di Che tempo che fa. Quindi... Che impressione le ha fatto la Sagra della Porchetta? So che ha visitato anche la cucina. Sempre. Quando faccio queste manifestazioni, diciamo, culinarie, quindi è d'obbligo visitare i lavoratori perché loro danno l'anima a queste feste, cucinando, servendo, insomma, consigliando anche la gente di quello che devono mangiare, che vogliono mangiare, quindi è un dovere andarli a salutare. Perché loro, insomma, sono le colonne di queste manifestazioni e sono abituata, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, ho fatto tantissime feste dell'Unità e quindi anche allora mi ricordo quando la festa dell'Unità era all'apice, insomma, del successo, mi chiamavano la staconovista delle feste dell'Unità. Era sempre presente. Le facevo tutte io e quindi anche lì andavo a salutare le persone che erano addette ai lavori di cucina perché lì, anche lì era essenziale, insomma. Massimo, posso chiederle il suo rapporto con l'Umbria, quante volte è venuta, sia su un piano professionale, sia anche umano? Sono venuta parecchie volte in Umbria. E in 53 anni di carriera penso che, insomma, e specialmente per il lavoro televisivo sono venuta ad Assisi, sono venuta parecchie volte ad Assisi, sia d'inverno che d'estate. Alla manifestazione quella del cuore, no? Sì, e anche poi, d'inverno all'Iric, mi pare. Sì, sì, d'inverno sono venuta tantissime volte. Erano sempre organizzate da Bibi Ballandi, quindi era il mio carissimo amico e mi chiamava sempre perché sapeva che mi faceva piacere intervenire ad Assisi. È una terra che le piace, cosa le ispira, diciamo, al di là della grande tradizione francescana che sicuramente la colpirà? Sì. Beh, Assisi e tutte le province che ruotano qua intorno, prima di tutto c'è una gente... con un cuore grande, una gentilezza unica e un piacere lavorare in questi posti veramente. E poi c'è questa atmosfera di religione così bella, così serena. Quando vieni qui ti senti serena perché ti abbandoni al passato, ai ricordi, alle cose che ti diceva la nonna e alle cose che nel tempo hai visto qui. E quindi ho talmente tanti amici che frequentano Assisi perché sono religiosi proprio, di professione, quindi per me venire qui è come andare a casa di familiari. Ecco. L'ultima volta che c'è stata, prima di stasera, se la ricorda? Sono stata... Racconti l'ultima volta? Sì, a giugno. Posso farle una proposta io invece? Siamo in un momento difficile per l'Italia, no? La grande tragedia di Genova. Posso chiederle di dedicare il suo concerto di questa sera alla città di Genova? Beh, è una tragedia che ha colpito tutti, una tragedia che dicono che sia stata anche annunciata da parecchie volte, che non hanno mai fatto niente per questo ponte. E quindi io non so se dedicargli il concerto, ma dedicare un pensiero a tutti i familiari delle vittime, perché deve essere stato un dolore tremendo, perdere un proprio caro così, deve essere un dolore tremendo, quindi gli dedico il mio pensiero e gli dedico anche il mio concerto, se questo non credo che sia utile, comunque io sono dalla parte di questi genitori, perché sono mamma anch'io, e posso capire il dolore che loro
stanno passando, stanno subendo, che sarà per tutta la vita. Posso chiederle se l'usignolo è una cosa degli altri o è una cosa che ha sentito e sente anche sua? L'usignolo. Sì, di Capiraco. Sì, allora Silvio Gigli, che è stato uno dei miei primi, diciamo così, la scoperta, diciamo, che sì, l'ha lanciata, che l'ha... Sì, sì, sì. E quindi lui mi chiamava la capiniera di Capriago. Non so se le capiniere cantino, fischiettano bene, non lo so. Però lei ha portato fortuna. Poi dopo l'usignolo è venuto dopo. Le piace, cioè nel senso ci si riconosce, una cosa che ha lasciato all'immaginazione popolare. L'usignolo canta sempre, no? Anch'io canto sempre, quindi...